Beh, il terzo settore è un po' complicato spiegare. Tutto quello che non è mercato e non è stato è terzo settore. In particolare comunque sono le associazioni di volontariato, le APS, le associazioni sportive, lucrative e non, le cooperative sociali e da ultimo è nata un'altra figura, l'impresa sociale. Quindi un po' tutto questo mondo qui è terzo settore. È complicato spiegarlo e finalmente il governo italiano nel 2016 ha deciso di unificare tutte queste figure giuridiche di terzo settore e fare un codice unico, quindi sotto un solo testo raggruppare tutto quello che è il terzo settore, anche le fondazioni, chi fa beneficenza, quindi anche le fondazioni grandi, le società di mutuo soccorso, sono state raggruppate in questo codice del terzo settore. Guarda, anche questa è una cosa molto complessa. Diciamo che c'è un riconoscimento da parte del governo del valore del terzo settore e del volontariato. E questo riconoscimento si è tradotto in questo testo di codice unico, quindi diciamo in un certo senso semplificare tutto il mondo del volontariato, ma semplificare significa anche rinnovare, ci sono delle cose nuove che entreranno in gioco, e anche le organizzazioni di volontariato rispetto alle imprese sociali hanno delle figure specifiche e il codice del terzo settore ha cercato di codificare tutto questo mondo, è passato in sordina, quindi la grande novità è che da qui a poco dovrà essere attuato un registro unico nazionale e da lì in poi partirà questo codice. La scadenza sembrava lontana nel 2016, è stata rinviata di 6 mesi, quindi doveva entrare in vigore il 1 gennaio di quest'anno in realtà, ma è stata rinviata ad agosto del 2019. E in questo passaggio ci saranno grosse novità del mondo del terzo settore, perché si avrà più opportunità, un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato. Allora, questo cambiamento è un cambiamento a rilascio lento, dice qualcuno, come quelle medicine che ti danno e hanno l'effetto dopo qualche tempo. Questo tempo sta maturando ed è bene che tutte le organizzazioni si organizzano. Un errore che vorrei suggerire di non fare è quello di andare di fretta e cambiare adesso lo statuto, perché una delle cose che bisogna fare per gli organismi del terzo settore è quello di cambiare lo statuto. Prima di cambiare l'associazione io suggerisco di informarsi bene, di venire a capire bene cosa c'è di nuovo nel mondo del terzo settore e nel codice del terzo settore, perché si rischierà sicuramente di fare degli errori se si fa di fretta. È bene conoscere tutto il nuovo codice, approfondirlo bene e poi decidere che vestito dare alla propria associazione in vista della possibilità di trasformare gli statuti. Vi invito a venire giorno 8 a questo primo incontro e spero che ce ne saranno altri.